Maddalena Russo, un ennesimo appuntamento con la casa di San Francesco d'Assisi, con la Casertana, e un binomio che si ripete anno dopo anno. Oggi migliaia di ragazzi presenti allo Stadio Pinto per un appuntamento direi molto ben riuscito. Siamo molto contenti della partecipazione, anche quest'anno abbastanza numerosa, e volevo dire soltanto poche cose. Innanzitutto dei ringraziamenti doverosi ma anche sentiti al presidente D'Agostino e alla Casertana, perché anche quest'anno la Casertana ci è vicina, ma con tanto affetto, cioè non è una vicinanza di convenienza ma una vicinanza affettuosa, per cui a noi riempie il cuore questa cosa. Quindi grazie presidente D'Agostino. Poi ringrazio il comune di Caserta che ha collaborato con noi alla realizzazione di questo progetto, ringrazio le scuole che hanno partecipato, il Buonarroti, il Ferraris e Terra di Lavoro. Quest'anno per la prima volta ci sono anche scuole non solo di Caserta ma della provincia di Caserta. Abbiamo il liceo Dognocchi di Maddaloni, il liceo Quercia di Marcianise, abbiamo ancora l'istituto Bachelet, Maiorana Bachelet di Santa Maria Vico, e ancora una novità di quest'anno: oltre alla partita classica del cuore tra Casertana e studenti delle scuole casertane, ci sono le esibizioni degli studenti di tutti gli istituti partecipanti, e abbiamo già assistito ad alcune bellissime esibizioni di danza, tra poco ci saranno esibizioni sportive, di scherma, teatro, insomma di moda, tante cose belle che valorizzano i talenti che abbiamo sul territorio. Quindi quest'anno abbiamo messo al centro gli studenti giovani, è veramente una cosa molto bella. Assessore Mirella Corvino, un evento quest'oggi allo Stadio Pinto di Caserta, con l'ok del Comune, un evento di beneficenza che ha coinvolto la Casertana e la Casa di San Francesco d'Assisi. Sì, sì, sono felice di essere qui e di essere vicino soprattutto a questa associazione che fa tanto per i ragazzi di Caserta, soprattutto i più sfortunati, e che spesso noi delle politiche sociali, devo dire la verità, coinvolgiamo. Quindi sono felice di essere vicino a loro, soprattutto di aver dato loro la possibilità di fare questa bellissima manifestazione. E niente, che dire, io come assessore alle politiche sociali sono vicina a tutti quelli che lavorano sul territorio e lavorano seriamente, come in questo caso fa l'Associazione San Francesco, l'Opera San Francesco. Grazie.